Conosco certe situazioni, ormai sono più di 40 anni che visito dei centri specializzati per bambini, perché credo che sia un dovere per tutti noi, per quelli che hanno un nome particolare di un atleta che è ammirato da tanti bambini. Abbiamo giocato a biliardino, che io odio, ma però l'abbiamo fatto ben volentieri. Credo che una pacca sulle spalle sia la cosa più bella, una carezza, un qualcosa di positivo. Ho visto tanti bambini che vogliono vincere facile e sono quasi tutti juventini. Oggi Stefano Tacconi è venuto qui in oncoematologia e pediatrica a fare una visita, a trovare i bambini. Direi che per i bambini, per gli adolescenti, questo è molto ma molto importante, in quanto la visita di persone famose, importanti, fa parte dell'assistenza globale per loro, per i bambini, poter fare una foto, poter giocare a biliardino, perché Stefano Tacconi ha giocato a biliardino con loro, penso che sia una componente fondamentale per l'umanizzazione della medicina che noi in questo ospedale perseguiamo da sempre. L'assistenza a un bambino con una patologia neoplastica deve per forza fondarsi anche sulla cura della parte sana del bambino, e quello di oggi fa parte proprio di questa strategia. Ho conosciuto Fra Modestino, mi ha fatto fare il giro di tutta la storia di questo padre. Mia moglie è devota a Padre Pio, io a casa ho un mausoleo di Padre Pio, ho vinto anche il premio internazionale di Padre Pio tanti anni fa, insomma ce l'ho nel cuore, ce l'ho ovunque, insomma. Speriamo che non aiuti solo me, ma aiuti tante altre, specialmente i bambini.